Reggio Emilia capitale del dialogo sui temi del mondo agroalimentare nella prima edizione della Kermesse Agri Pride che si è svolta dal 29 settembre al 1 di ottobre. La sfida lanciata dal sindaco Luca Vecchi è quella di riportare i grandi temi nella dimensione territoriale ponendosi come partner dei dialoghi a livello nazionale e internazionale. Ci siamo posti il problema all'inizio di questo mandato di costruire una strategia di sostegno allo sviluppo economico. L'abbiamo fatto rispetto all'industria, alla manifattura, al suo collegamento con la ricerca e l'alta formazione, ma l'abbiamo voluto fare anche sul tema dell'agroalimentare, perché in fondo questa terra è una terra che ha forti radici in questo settore, che ha una fortissima caratterizzazione distintiva a livello produttivo e anche a livello credo internazionale, e in questo senso abbiamo avviato questo percorso molto partecipato con l'università, con gli istituti di ricerca, con tutto il mondo della rappresentanza economica agroalimentare, che ha portato ad oggi credo non solo ad un importante convegno internazionale ma a un momento di sintesi strategica molto forte che guarda il futuro dei nostri territori. Abbiamo trasformato 200 ettari di territorio edificabile in territorio agricolo con una variante cosiddetta in riduzione. Abbiamo avviato uno sviluppo importante di agricoltura periurbana con oltre 400 orti a ridosso del centro della città. Abbiamo avviato percorsi di educazione alimentare nelle scuole, a partire dalle cucine delle nostre scuole dell'infanzia. Sono azioni apparentemente scollegate, ma parte di un disegno complessivo, che è quello di rendere la città una città che guarda il futuro, avendo, come dire, molto chiaro in testa il tema della sostenibilità, dell'ambiente, dell'ecologia, come elemento fondamentale di una qualità di sviluppo. Per l'occasione la cornice pittoresca dei Schiostri di San Pietro ha ospitato la delegazione di Digione, che opera in maniera importante nel mondo agricolo nella regione della Borgogna e in Francia, oltre naturalmente alle associazioni di categoria, alla Camera di Commercio e alle aziende del territorio che hanno testimoniato la propria esperienza imprenditoriale. Coinvolti nell'evento gli enti pubblici a tutti i livelli, con la partecipazione del Ministro dell'Agricoltura Maurizio Martina, intervenuto per raccogliere le conclusioni dei lavori e portarle con un simbolico libro bianco al G7 dell'Agricoltura previsto a Bergamo il 14 e 15 ottobre.